Magari ti esprimiamo un desiderio con un elfo pupazzo che c'ho lì, magari diventa vero. Ah, ma è un'ottima idea! Elfo, elfo di Natale, nostro desiderio devi avverare! Campanella, cos'hai combinato? Quello! È Babbo Natale! Pigiami di Natale, Messi! E qui vi stanno aspettando le vostre letterine per Babbo Natale! Sì, che bello! Adesso scriviamo la letterina per Babbo Natale! Ma tu sai già cosa scrivere? Ma certo che lo so! Andiamo! Sì! Che bello! Ma perché ci sono tre letterine? Cosa? Mamma, non penserai mica che mi metterò anch'io a scrivere la letterina a Babbo Natale? Sì! No! Ma come? Babbo Natale non ti porterà niente così! Dai, ma smettetela di fare le poppanti! Ma ancora non l'avete capito che Babbo Natale non esiste? Quello che ha detto! Sì, comunque Babbo Natale esiste! Infatti, esiste! Al massimo tu sei un poppante che non credi a Babbo Natale! Ma povere illuse! Vabbè, io me ne vado a dormire che sono stanco! Buonanotte, poppanti! Sai che cosa vuoi chiedere? Una sorella, solo che non credo che me la porta. Forse no. E io vorrei tanto un gatto. Ma ce li hai già i gatti? In Messico, ma non in Italia. Però non credo che sia molto fattibile. E allora chiediamo delle cose un po' più semplici. Esatto, tipo oggetti inanimati. Sì. Ehi ragazze, come va qui? Bene, tutto bene, stiamo scrivendo la letterina. Brave. Mamma, ma perché Riccardo non crede a Babbo Natale? Oh ragazze, Riccardo, sapete che assomiglia molto al Grinch? Beh, ma voi non lo dovete ascoltare. Io penso una cosa ragazze, che se nel mondo tutti i bambini credono che Babbo Natale esista, la magia del Natale esisterà per sempre! Che bello! Quindi voi scrivete la vostra letterina, imbucatela e vedrete che Babbo Natale o qualche suo aiutante verrà a prenderla! Eccola qua! Anch'io l'ho finita! Ok, adesso io la chiudo e la metto dentro! Mi ero dimenticata di dirti che io so anche la casella postale. Ma che bello! Allora le mettiamo là dentro. Certo, vai, andiamo. Ok, apriamo la posta. Così Babbo Natale stanotte viene a prenderle. Sì, ma Babbo Natale o l'elfo? Ho i miei dubbi, però speriamo che vengano insieme. Sì. Ok ragazze, avete messo le vostre letterine dentro la cassetta postale di Babbo Natale? Sì! Ok, quindi direi che è ora di andare a dormire. Di già? No! Sì, è proprio ora, dai. Ma io andate a vedere Babbo Natale. Anche io! Ragazze, Babbo Natale non si fa vedere, nessun bambino del mondo lo può vedere. Quindi ora sapete che fate? Andate a lavarvi i denti, a lavarvi la faccia e a nanna. Dai, okay. Forza! Quindi ora si dorme? Sì, perché in effetti è anche un po' tardi. Ragazze, io però avrei un'idea. Che ne dite se prima di dormire noleggiamo un bel racconto di Natale? Sì! Wow! Questo libro è favoloso, praticamente è come un calendario dell'avvento.
per ogni giorno, a partire dal 1° di dicembre fino al 24, c'è una storia diversa con la magia del Natale. E in più, Giada, c'è anche una storia dedicata a te, ed è proprio quella che leggeremo questa sera. Giada e Memole, che bello! Mettetevi giù a letto, okay. Leggete la storia e io vi auguro una buona notte. Me lo date un abbraccio? Buonanotte. In un tranquillo villaggio natalizio c'era una gattina timida di nome Giada. Era una piccola fotografa. Sofì, ma a me mi sta venendo un po' sonno. Però io non riesco a dormire. In realtà neanche io. Sono troppo eccitata perché potremmo stare svegli tutta la notte per vedere l'elfo o Babbo Natale che viene a prendere la letterina. Sì, possiamo andare giù di nascosto, perché sennò se ci beccano ci mandano a letto. Sì. Quindi dobbiamo fare di nascosto. Come piacciono le cose di nascosto. Non lo dite, eh? Ok, campo libero. Sì. Possiamo scendere. Eccoci qua. Sì. Allora, prendiamo questa coperta e la mettiamo vicino alla casella postale. Esatto, così Babbo Natale o l'elfo chi sarà verranno e li beccheremo. Sì. Aspetta, dobbiamo metterlo bene. Siamo qui da un'ora. Infatti. Idea. Magari se esprimiamo un desiderio con un elfo pupazzo che c'ho lì, magari diventa vero. Ma è un'ottima idea. Andiamo. Allora, lei è Elfo Campanella. Ha tutte le campanelle, è per quello. Sì, ma adesso dobbiamo esprimere il desiderio. Ma quale desiderio possiamo esprimere? Io invento una formula magica che è: elfo, elfo di Natale, nostro desiderio devi avverare. Ora la ripetiamo insieme e vedrai che si avvererà sicuramente. 3, 2, 1. Elfo, elfo di Natale, nostro desiderio devi avverare. Ma non è successo niente. Ma perché? Forse dobbiamo alzarci e ripetere per 3 volte la formula magica girandoci attorno. Va bene, proviamoci. Sei pronta? Ma certo, facciamolo. Elfo, elfo di Natale, il nostro desiderio devi avverare. Elfo, elfo di Natale, il nostro desiderio devi avverare. Elfo, elfo di Natale, il nostro desiderio devi avverare. Credo che non è cambiato niente, pure io sono un po' sonno. Sì, è meglio che ci mettiamo a dormire. Intanto non abbiamo ottenuto risultati. Vabbè. Buonanotte. Buonanotte, Doro. Ma dove sono finita? È vero, devo prendere le letterine delle bambine, ma dove saranno? Ma dove saranno le letterine? Forse... Ah sì, dovrebbe esserci una casella postale di Babbo Natale, ma... Questo che cos'è? Questo me lo mangio dopo. Allora, se io fossi una bambina, dove metterei la casella postale di Babbo Natale? Le Oh mio Dio, che disastro! Ma come sono disordinati in questa casa! Ma questo è finto! Dove sarà la casella postale di Babbo Natale? Non la vedo proprio! Eccola, è davanti a me! Ora la prendo, ora la prendo! Ma cosa succede?
Andate, potete anche tornare a dormire, non è niente, non è niente. Oh, ma tu sei l'elfo campanella! Sono così famosa? Noi ti stavamo aspettando! Mannaggia, sì, è che io non dovrei farmi vedere dai bambini, adesso sono in un bel guaio. Che bello! Avevo già scritto di metterlo. Desiderio di Babbo Natale è impossibile praticamente. Sono in un macello adesso. Mi toccherà chiamarlo veramente adesso. Sì, Babbo Natale. Certo, Babbo Natale. Sì. Ma come si fa? Questo è un segreto, eh. Si può solo richiamare costruendo una cosa col cuore tutti insieme. Dai, su. Io sono davvero spaventata perché Babbo Natale mi sgriderà sicuramente. Vabbè, tanto andiamo. Ma cosa sta succedendo? Vado a vedere. Questi amicetti mi sa che sono i ladri. Oddio. Cosa sta succedendo qua? Ho paura. Ma cos'è tutto questo casino? Infatti. Me lo sono chiesta anch'io. Non ci credo, ragazzi, attenti. Sta mentendo. Sei una ladra. Cosa sta succedendo? Perché non mi riesco a muovere? Sbloccami. Ti sto dicendo che sono un elfo, mi devi credere. Che sì, va bene, ci credo, sbloccami, adesso liberami. Muoviti! Oh, che bello. Ma è anche magica. Speriamo non gli sia cresciuta la coda da maialino. Faccio sempre questi sbagli. Quale coda da maialino? Dov'è? Dov'è? Oh, che schifo. Ricky, Ricky, hai visto che Babbo Natale esiste? Io ancora non ci credo, questo è soltanto una ladra travestita da elfo. Hai detto che non credi a Babbo Natale? Mi gira la testa! Fatemi sedere, Nils, fatemi sedere! Sì, esatto, non ci credo a Babbo Natale! Non esiste! Oh mamma mia, se non credi a Babbo Natale io rischio di scomparire! Ricky, Ricky, devi dire che credi a Babbo Natale, se no lei scomparirà! Esatto! Va bene, lo dico, credo a Babbo Natale! Ma non è sufficiente questo! Più forte! Credo a Babbo Natale! Neanche così, più forte! Io! Credo a Babbo Natale! Ok, andiamo a fare il laboratorio allora! Forza Ricky, impegnati, lo devi fare con il cuore! Che? Ah, non avevo capito, ma che pizza! E come si fa con il cuore? Io non sono capace! Ma non sei capace? Cioè, questa qua mi viene a raccontare che se costruisco sto coso, sto filo, viene Babbo Natale. Ma secondo lei io ci credo a queste fandonie? Sofì, non vedo l'ora di finire questo lavoretto, così incontreremo Babbo Natale. Certo, sì, certo, ragazzi, sbrigatevi. Aspetta, aspetta, non allora, qua siete messi così. Ricky, Ricky, stai perdendo tempo, sbrigati, Ricky. Bene amici, sono pronti. È arrivato il momento di appenderli, eh? Siete sicuri di averli fatti col cuore? Sì, il mio è bellissimo. Diciamo che non me l'aspettavo. Il tuo è un po' di dubbio gusto, però dai, dai, che andiamo, senso? Veloci, veloci! Sì! Sì, vabbè, la magia, io sono uno scienziato. Il mio è a posto, speriamo che Babbo Natale appaia. E l'altro di qua. Ok, li ho appesi anch'io. Allora, manchi solo tu, Ricky. Sì, è che sto ancora decidendo. Allora, questo lo mettiamo qua. E questo così. Perfetto, l'albero sull'albero. Troppo bello. E beh, adesso cosa dovrebbe succedere? Lo vedete anche voi quel luccichio? Sì, 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 sta arrivando. Sta arrivando Babbo Natale. Sta arrivando Babbo Natale. Yeah.
cos'hai combinato? È colpa loro! Quello è... Quello è Babbo Natale! Babbo Natale! Io penso che me ne andrò! Dove pensi di andare tu? Ferma qua! Non è colpa mia, io non so neanche perché sono qua, io non volevo venire qua! O meglio, volevo prendere le letterine e poi andarmene, poi loro si sbagliate e poi... Mamma mia, ho combinato un pasticcio! Campanella, sei sempre la solita! Va bene, dato che siamo qui, conosciamo questi bellissimi bambini! E bambino anche, eh? Bambino anche, sì! La barba è vera! È sì. Babbo Natale! È Babbo Natale, ovviamente! Come pensi? Io che non ci credevo! Giada, mi ricordo di te e sei nella lista dei buoni. Sì! Sofì, anche di te mi ricordo. Anche tu sei nella lista dei buoni. Sì! Ricky? Mi ricordo di te. È da un po' di anni che non ti ho nella lista. Però, se vuoi, puoi tornare nella lista dei buoni. Davvero? Allora scriverò subito la letterina. Oh, che bello. Forse quest'anno riceverò qualcosa finalmente. Ma quindi tu come fai a portare i regali? E dove abiti? Sì, dove? Al Polo Nord? Ma come sono le tue renne? Bimbe, queste sono delle bellissime domande, ma alle quali non posso rispondere, perché se rispondessi alle vostre domande finirebbe la magia. Ma voi continuate a crederci, continuate a crederci, perché così è una favola, è una bellissima favola ed è una bellissima magia che succede la notte di Natale. Ma tu vuoi rimanere a dormire da noi? Resterei volentieri, ma in questo periodo abbiamo molto molto da fare. Anzi, Campanella, sì? Forse è il caso che dobbiamo andare, eh? Sì, andiamo. Ecco. Però lo faccia lei, perché non mi ricordo come si fa. Tutte le volte, sempre la solita storia. È possibile che devo pensare a tutto io? Sì. Va bene, d'accordo. Allora... Andate! Please. Restate! Mi spiace, resteremo tanto volentieri, ma dobbiamo andare! I bambini di tutto il mondo ci stanno aspettando! Dobbiamo andare, sì! È pieno di mosche qua! Non è così che si fa la magia! Ci sto pensando io! Stai ferma, okay. Che rischi di rovinare tutto! Ciao! Andate. Ciao. Che sbarata! Mi sono dimenticata le letterine. Campanella! Babbo Natale! Chiedo a Babbo Natale! Ma era tutto un sogno. Era un sogno? Ragazze? Un sogno. Ragazze? Sono i nostri lavoretti. È vero. Quindi? Non era.